Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video unboxing. Oggi ho dietro di me due pacchi enormi e li andremo ad unboxare insieme. Tra l'altro ho addosso la Problem Solved, che è una nuova maglietta della Men's Collection che è uscita, quindi se andate in descrizione trovate il link, perfetta per l'estate. Detto questo, signori, come vedete ho due pacchi che sono davvero, davvero enormi. E voglio fare una precisazione: sono cose che non servono per me, servono per la live che faremo questo weekend. Inizieremo venerdì 28 a mezzogiorno sul nostro canale Twitch, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Sarà una live di beneficenza, infatti abbiamo una collaborazione con la Fondazione De Marchi, per cui tutte le donazioni che verranno fatte durante la live, durante questa maratona, andranno direttamente alla Fondazione De Marchi per aiutare gli ospedali. Ecco, nelle nostre live, lo sapete, noi facciamo gaming, intrattenimento, un botto di robe, in questo saranno anche tipo animali, ospiti a sorpresa, cose, vabbè, non posso spoilerarvi molto, ma vi dirò la verità, molte cose non le so neanche io, perché saranno una sorpresa anche per noi. E questi due pacchi ci serviranno per fare la live, perché ce li ha inviati gentilmente Razer. E non, questo non è un video a pagamento, è un video che sto facendo perché quando vedo due pacchi grossi così devo unboxarli, ok? È più forte di me, lo sapete, unboxare le cose è proprio bello. Allora, io direi che possiamo partire da questo qui, perché è il più grosso e quindi voglio aprirlo subito. Ok, forse non è stata l'idea migliore della vita? Vi faccio capire perché non è stata l'idea migliore della vita. Considerate che tra un'ora e mezza verranno a prendere queste roba e le porteranno nella location in cui faremo la live, perché ovviamente non riusciremo a farla in casa perché avremo tipo quattro spazi enormi dedicati. È un casino, ragazzi, è un casino. E io questo, come, sono cose che ci serviranno per la live, ok? Per lo più hardware. Però non pensavo che spedissero anche questo. Aspetta, provo. Sembra essere una cassa enorme. Allora, per... come faccio io? Devo provare a fare così, tipo... piano. Ok, spero che il tavolo non cada. E voilà. Che cos'è? Aspetta, è storta. Sono delle casse. Dolby... porca vacca. Ma quanto pesa? Nel video delle pad mi tiro tutti le palle dicendo: Suri, ma non dovevi usare le chiavi per aprirlo? Ci sono le linguette. Anche qua ci sono le linguette. Quindi, ok, alla grande. Apriamo tutto. Ma è enorme sta roba. Allora, dentro la confezione abbiamo quello che sembra essere un pacchetto di cavi. Forse l'alimentatore. C'è anche il Bluetooth. Allora lo proviamo subito. Non è il setup da unboxing migliore della vita, ma ho poco tempo per farlo perché ieri sono stato troppo impegnato e sono troppo grossi come pacchi per mettere una videocamera sopra, cioè dovrei avere tipo un mount sul tetto e non ce l'ho. Comunque, questo è il pacchettino e dentro ci sono tutti i cavi. Mi piacerebbe settarlo un attimino, ma ho paura di metterci troppo tempo, però lo farò lo stesso. Accenderò anche l'aria condizionata perché sto morendo di caldo. A questo punto mi sembra scontato, ma andiamo a vedere le casse. No, ma lo voglio anch'io in casa, sto... ma... un mattone! Ma è un impianto subwoofer sta roba! Raga, che figata! Allora abbiamo, numero uno, una cassa... non sono molto pratico, non so se sei capito di queste cose. Prima di aprirlo. Momento della verità, signori. Ma è porca vacca. Ma è una figata. Ma è enorme sto coso, raga. Quanto è grande. Ah, qua c'è il logo Razer. Dietro, se riesco a girarlo, ci sono i vari controlli. E qua ci sono le cassettine. Cioè, cassettine un corno, sono queste robe spaccano i timpani. Ora lo proviamo. Ok, allora, ripeto, non sono molto pratico di sta roba, quindi proverò a collegarle solo per provarle. Left? No, questo è left. Right. Allora abbiamo il controller per l'audio che va inserito qualche parte. Figata, roba, lo voglio in casa. E manca la cosa più importante, manca l'elettricità. Quindi colleghiamo l'elettricità in qualche modo. Allora, io vi chiedo scusa per la qualità di questo unboxing, ma porca puttana. Troppo ingombrante, troppa roba. Ho esagerato. Si è acceso? Non si è acceso. Si è acceso? Non si è acceso. Si è acceso, si è acceso.
Ok, questi hanno un LED sotto che si illumina. Ma che figata! Stiamo calmi. Proviamo a collegare il Bluetooth, vediamo che succede. Ora metterò un po' di musica. Ok, Razer Nommo si chiama. Va buono. Messo? Sono connesso. Proviamo. Allora, metterò prima la musica al minimo per vedere. Mettiamo una canzone a caso. Mettiamo tipo un po' di techno. Ok. Damn. Sì. Che figata pazzesca. Lo voglio. Come faccio? Facciamo così, dopo la live me lo inculo. È risolto. Ora inizio ad ascoltare un po' di techno. Bene. Passiamo al prossimo pacco. Damn. Questo dove lo metto? Lo metto per terra. Ok. Prossimo pacco, signori. Questo lo aprimo così. Sempre se riusciamo a far cadere tutto. Boom. Quanta roba c'è? Oh, piano. Ma quanta roba c'è qua dentro? Ma non posso unboxare tutta sta roba, raga, finisco dopo domani. Damn. Posso più muovermi, sono bloccato dagli scatoloni. Allora, visto che non posso unboxare tutta sta roba, andremo solo a vedere insieme un po' che cosa sono. Sono delle tastiere. Ah, queste sono. È uguale alla mia. Ce l'ho identica nella mia postazione, si illumina tutto. È una figata, sai che è una figata? Io non lo sapevo perché non gioco a Fortnite, ma quando gioco a Fortnite con i mates, perché mi obbligano, quando partono le danze si illumina tutta la tastiera ed è una figata. Ah, questi sono i tappetini. Non penso che si illuminino però. Non è vero, si illumina anche il tappetino. Raga, ma io sono indietro, io non le so tutte queste robe. Pure il tappetino si illumina. Ragazzi, dopo la live ci sarà una bella scorpacciata da parte dei mates di tutto l'equipaggiamento. Io ringrazio ancora Rese per avercele spedite. Niente, rimarranno con noi per sempre, quindi non ve le rimanderemo indietro. Sappiate, sappiatelo, cioè, io ve lo dico. Poi ci sono le cuffie. Altre cuffie. Sono diverse? No, sono le stesse. Queste sono diverse. Sono altre cuffie. Ci sono anche degli auricolari, questi comodissimi per la live. Mouse. Un altro tappetino, questa volta senza LED. Altro mouse, un altro tappetino, troppa roba! Questo cos'è? Questo ad esempio non ho più minima idea di che cosa sia. Era l'unica scatola senza super branding. E dentro c'è sta roba qua, ma non ho la più minima idea di che cosa sia. Base station, cos'è? Tipo di carica wireless? Non ne ho idea. Signori, fatto sta che fatto sto. No, a parte gli scherzi, io volevo unboxare tutto, non pensavo ci fosse così tanta roba. E visto che non voglio che questo video duri 12.000 anni, vi posso dire che l'unboxing c'è stato, delle casse, e c'è stato tutta sto marasma di roba. Se volete vedere l'azione, ci vediamo venerdì con l'inizio della maratona. E niente, mi raccomando, non potete mancare, lo sapete, noi le maratone le facciamo sempre in grande e quest'anno è anche per beneficenza, quindi dobbiamo farla ancora di più in grande. Decidere di mettere le casse qua sopra, ma pesano troppo, quindi non lo farò. Signore e signori, per questo video unboxing è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Ci vediamo questo weekend con la live e nei prossimi giorni con altri video. Ciao a tutti.